non è intervenuto perché l'attaccante non è entrato in possesso di palla. D'Alessandro, un altro errore. Saverino. Saverino cerca di dare per Temelin. Temelin che non riesce a impossessarsi della sfera, la perde, può ripartire all'umidato, poi la palla messa fuori dalla difesa. Si difende bene comunque senza soffrire troppo la squadra ospite, che ora va con questo lancio lungo ritenuto ancora in posizione irregolare. Ferrari verso il centro, attenzione, riesce in qualche modo a recuperare, ma è ancora ben cinese. C'è ora Maritato che tocca proprio per Chinellato, che stavolta sbaglia l'aggancio Chinellato, poi va un po' a randellare da una parte e dall'altra, ancora quindi insomma qualche difficoltà. Ora Maritato ha un controllo è abbastanza possibile, approssimativo, stiamo veramente tolto Alessi, avrei tolto piuttosto Maritato. La riconquistano in qualche modo i giocatori del Lumezzane, l'aprono per il nuovo entrato che dà per lo Iacono, poco più di 9, anche se poi ci sarà evidentemente un po' di recupero. Manfredini che va lungo, bisogna crederci, bisogna cercare di riaprirla, ma proprio anche singolarmente i giocatori. Fabrizio, granché di positivo a questa Reggiana. È difficile quando c'è energia in corpo, tantissimi giocatori del Lumezzane, vedete, vanno ai 200. Stacca di testa May, la palla l'allontana, viene controllata a centrocampo sempre dal Lumezzane. Palla giocata dallo Iacono a ritroso per Bencivenga. Bencivenga centralmente, il presidente. Potrebbe essere l'ultima azione questa della partita. C'è Esposito sulla destra che cerca di liberarsi i due avversari, supera il primo, non il secondo, che lo ferma, poi viene qua.